Ciao ancora, buona festività a tutti. Vediamo adesso il grafico del titolo generali che è estremamente interessante. Allora, le due medie che vedete sono medie mobili a 50 e a 200 periodo, periodi che hanno avuto il loro incrocio, quindi determinano un possibile trend di breve medio periodo ribassista. Il MACD, anch'esso è ribassista, ha tagliato linea dello zero e nonostante una decina di sessioni di rimbalzo, le due linee, una la media e l'altra differenza tra due medie del MACD, ancora non si sono incrociate al rialzo e quindi sembrano ben testimoniare che questo sia solamente una fase di retest, di pullback. Pullback su che pullback? Su quello che è un canale rialzista di medio periodo che dopo la prima discesa dei prezzi ha dato in là una fase di compressione, poi è stato rotto, retestato con questa candela di rifiuto del prezzo, discesa, e ora sembra che i prezzi vogliano andare a riprendere area 14,50, 14,70. Quello che è interessantissimo sono due cose. La prima è che noi veniamo da una fase in cui si è avuta una chiarissima divergenza ribassista sul MACD, questo dopo una lunga fase di rialzo, è un buon indizio di un'inversione di trend o comunque di un profondo ritraccio. La seconda cosa è che questa area di resistenza combacia proprio anche con una resistenza data dalle due medie importantissime, quindi tutta area fra 14,70 e 14,90, noi abbiamo sia la resistenza del canale che le due medie a far da resistenza. Ma cosa ancora più interessante, se noi andiamo a fare uno zoom del grafico, ad allargarlo, vediamo come, eccoci qua, tutta quest'area non sia altro che allo stesso tempo un'area di resistenza. Poi possiamo avere anche un minimo di tolleranza, visto questa sbavatura, ma un'area di resistenza di lunghissimo periodo, e quindi ecco, si conferma come tra i 14,60 e i 14,90 circa sia un livello fortissimo di resistenza dove andare a cercare con una candela o con un pattern ribassista un ingresso short. Vi ringrazio e buon proseguimento.